Dunque, la Repubblica Sociale Italiana fu un'invenzione statuale, artificiosa, rappresentata da un governo a metà strada tra un governo occupato e uno alleato dalla Germania nazista. Le leggi da essa, Repubblica Sociale, emanate, uscirono sotto forma di A. Decreti legge del Duce, B. Decreti ministeriali, C. Circolari ministeriali aventi forza di legge. Quelle che riguardavano gli ebrei furono poche rispetto alla pletora delle norme uscite negli anni precedenti. Per quelle ne ho contate ben 196 tra principali e secondarie, ma me ne sono sfuggite sicuramente altre nascoste nelle pieghe della burocrazia statale. Quelle della Repubblica furono tre decreti del Duce e tre decreti ministeriali usciti regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale. Riguardavano direttive per la rapina dei beni ebraici, 4 gennaio 1944, oppure il regolamento amministrativo per la creazione del nuovo ente denominato Ispettorato Generale per la Razza, 28 febbraio e 18 aprile 1944, o lo statuto dell'ente gestione e liquidazione immobiliare dedicato alla vendita dei beni ebraici, 31 marzo, 15 settembre e 30 dicembre 1944. A queste leggi vanno aggiunte circolari emesse dal ministro dell'Interno Buffarini Guidi ai prefetti o dal capo della polizia Tamburini, sempre ai prefetti. Mentre le norme riguardanti i beni appartengono al primo gruppo più formale, le norme letali per gli ebrei appartengono a quest'ultimo gruppo, cioè alle circolari. A differenza delle leggi antiebraiche del periodo precedente, 1938-1943, le norme e i decreti erano adesso dirette contro persone che avevano perso il loro status di cittadini italiani per essere retrocessi a status di nemici, del tutto indifesi davanti alle leggi e alla violenza sotto forma di violazione dei diritti alle persone, ai diritti umani che queste leggi prospettavano. Vediamo di citare le principali di queste, inquadrate però nell'andamento cronologico degli avvenimenti. Riprendo un momento la situazione di contorno per meglio spiegare lo status internazionale ibrido dell'Italia. Il 10 settembre 1943 Hitler riunì presso il suo quartier generale i più stretti collaboratori per prendere le dovute decisioni sul futuro assetto politico, militare e territoriale di quella parte dell'Italia rimasta sotto influenza tedesca. Per motivi pragmatici, legati all'insufficienza di forze di polizia, che fu sempre un problema per le autorità naziste in qualsiasi paese occupato, l'orientamento emerso fu di appoggiare un governo fascista nell'Italia del Nord dotato di una certa efficienza. Di conseguenza, il 18 settembre, Mussolini stesso, il fresco liberato dai tedeschi, da Monaco di Baviera, dette alla radio tedesca la notizia della costituzione di un nuovo governo e invitò tutti i funzionari della pubblica amministrazione a riprendere i posti di responsabilità che avevano ricoperto prima del 25 luglio. I funzionari dello Stato, notiamo, rimasero di fatto per lo più gli stessi del periodo precedente, tranne alcuni prefetti nominati ex novo, extra carriera. Nella residenza di Mussolini a Rocca delle Caminate, il 22 e 23 settembre fu formalizzato il governo e fu riunito il primo Consiglio dei Ministri. In seguito tutte le decisioni, come sappiamo, le decisioni di governo, vennero prese a Garniano, a 12 chilometri da Salò, e nelle vicinanze della sede di tutti i poteri forti tedeschi, il Comando Militare dell'Italia Settentrionale, il Plenipotenziario del Reich, RAN, e il capo supremo della polizia dell'SS d'Italia, Karl Wolff.
Già l'11 ottobre 1943, alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, pubblicarono la notizia che le norme anti-ebraiche erano ripristinate e annunciarono che prossimamente ne sarebbero state emanate di ulteriori per, cito, mettere definitivamente gli ebrei in condizioni di non poter più nuocere agli interessi nazionali. Non sappiamo a che avvenimento politico legare tale notizia di stampa, che fu comunicata come era prassi dall'alto. Apparentemente la questione degli ebrei era stata momentaneamente accantonata dal governo italiano. Il secondo Consiglio dei Ministri si riunì a Salò il 28 ottobre successivo e fu probabilmente solo allora che il tema fu messo in discussione. Intanto, come sappiamo, il 16 ottobre si era svolta a Roma una grande retata di ebrei che aveva provocato più di 1000 vittime in una sola mattina, senza che il nuovo governo italiano ne fosse messo al corrente. I tedeschi avevano agito nello sprezzo totale delle autorità italiane centrali. Solo alcuni uomini della Questura Centrale di Roma erano stati impiegati nei giorni precedenti per coadiuvare la polizia tedesca nella determinazione degli indirizzi delle vittime e nell'assistenza nella preparazione delle liste. Dunque, fin dalle prime riunioni governative si prese atto che la situazione del centro-nord Italia era difficilissima. I problemi da affrontare erano gravi e urgenti. Prima di tutto i rapporti con l'occupante alleato si delineavano faticosissimi. Si ignorava se i tedeschi si sarebbero accontentati di limitare la loro attività al solo settore militare, senza ingerenza in quello amministrativo. Inoltre una parte del territorio nord-orientale, l'Alpenvorland e l'Adriatische Küstenland, era stata amputata dal punto di vista amministrativo. In più l'esercito italiano, completamente allo sbando, contava ormai decine di migliaia di soldati prigionieri nei campi di concentramento tedeschi. L'Italia inoltre doveva anche pagare alla Germania un ingente tributo per le spese di occupazione. Intanto l'organizzazione amministrativa e la burocrazia dello Stato sembrava essere andata a catafascio, così si temeva, ma questo non era del tutto veritiero. Molti funzionari si spostarono da Roma al nord con le famiglie, ma quelli locali rimasero sostanzialmente al loro posto. Già il 1 novembre 1943 l'ordine pubblico era sotto controllo e l'ex sottosegretario all'interno, ora nominato ministro dell'interno, Guido Buffarini Guidi, diffuse presso i prefetti una circolare, la numero 451, che abrogava i precedenti provvedimenti liberatori dai vincoli dell'internamento di due gruppi di ebrei, gli ebrei stranieri, qualche migliaio, e quegli ebrei italiani considerati sovversivi. Questi provvedimenti erano stati emanati dal precedente capo della polizia Carmine Senise, ormai già arrestato 3 giorni prima dai tedeschi. L'ordine di liberare tutti i detenuti, sia gli ebrei sia i politici, dalle carceri e dai campi, era stato dato dal governo Badoglio in conseguenza dei patti armistiziali con gli alleati. Ora il timore era che le autorità perdessero le loro prede e che gli ebrei ex prigionieri si sparpagliassero per le campagne non sorvegliati. All'inizio di novembre, di nuovo, la stampa dette notizie più precise sul fatto che una nuova politica anti-ebraica fosse in preparazione da parte del governo. La Gazzetta di Venezia del 4-5 novembre 1943 e vari altri giornali, tra cui anche il Corriere della Sera, uscirono con articoli dal titolo sul tipo «Provvedimenti allo studio per la questione ebraica, una legge sulla falsariga di quella di Norimberga in preparazione». L'11 novembre 1943 il ministro degli interni Buffarini Guidi ricevette a Firenze tutti i capi delle province settentrionali e in quell'occasione annunciò i prossimi provvedimenti antiebraici
ormai evidentemente già definiti di arresto, concentramento, confisca e sequestro dei beni. Quindi da tutti questi segni appare chiaro che una nuova svolta antiebraica era già stata decisa dal governo almeno dalla fine di ottobre del 1943 e che tale svolta era in qualche modo influenzata dai principi di Norimberga, cioè da fonti tedesche. E attenzione, non sto dicendo che l'antisemitismo di Salò fu il risultato unicamente da pressioni tedesche, ma che la qualità dell'antisemitismo ora si adeguava ai principi tedeschi. Mussolini nel frattempo ha intenzionato a riformare lo Stato fascista secondo nuovi principi basati sulla socializzazione economica, accarezzava l'idea di convocare un'assemblea costituente. Indisse perciò la prima assemblea del Partito Fascista Repubblicano che si svolse a Castelvecchio di Verona il 14 novembre del 1943 sotto il diretto controllo del plenipotenziario Arani. Questa assemblea costituì anche l'occasione per lanciare pubblicamente la politica antiebraica della nascente Repubblica. Inserita nel testo ideologico programmatico in 18 punti, dal titolo Il programma di azione del Partito Repubblicano Fascista, al punto 7 vi era la seguente dichiarazione. Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. Fu un salto di qualità nella persecuzione antiebraica in atto dal settembre del 1938. La svolta verso una prassi antisemita radicale, annunciata dai giornali e enunciata a Verona, si concretizzò il 30 novembre 1943 successivo, mediante una formula apparentemente dimessa di un'ordinanza di polizia diffusa dal ministro dell'Interno. Da messo in terra a tutti i capi delle province, portante numero 5, che prescriveva arresto e internamento degli ebrei, oltre che sequestro dei beni. Ve ne leggo il testo. Punto 1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengono e comunque residenti nel territorio nazionale, debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, devono essere sottoposti a immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche. Punto 2. Tutti coloro che nati da matrimonio misto ebbero in applicazione delle leggi razziali vigenti il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia. Punto 3. Siano pertanto concentrati gli ebrei in campo di concentramento provinciale, in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati. Ora, questo gravissimo provvedimento rese ogni ebreo, a partire dalle ore 20, tale fu l'ora della diffusione, del 30 novembre 1943, passibile di arresto da parte delle autorità italiane. E in effetti, nei mesi seguenti, i fermi vennero attuati direttamente dalle questure della Repubblica Sociale o dalle tenenze dei carabinieri, dopo minuziose ricerche domiciliari. I prefetti impiegarono solo poche ore a diramare ai questori le circolari esecutive, circostanziate per la ricerca, il rintraccio e la cattura degli ebrei. Soprattutto nei piccoli centri, dove le ricerche non erano troppo complicate, l'ordine fu eseguito immediatamente, già nella giornata del 1 dicembre 1943. Per esempio ad Asti, caso studiato benissimo da Nicoletta Fasano, qui presente tra noi, nella provincia di Bergamo, a Como, città e paesi limitrofi, a Pavia,
Nei giorni successivi si mossero anche gli agenti di pubblica sicurezza e carabinieri di Modena, Sondrio, Vicenza, Brescia, Reggio Emilia, Torino, Padova, Milano, Lucca, Piacenza, via via tutti gli altri. Lucca è il caso benissimo studiato dalla mia amica Silvia Angelini, che è qui presente. Al CEDEC abbiamo centinaia di questi ordini di arresto spiccati dai questori. Fanno parte di una raccolta di documenti trovati dopo minuziose ricerche nei fondi prefettura e questura dei vari archivi di Stato, che potremmo consultare alla fine degli anni 60 del secolo scorso. Ottenemmo allora permessi speciali di accesso ai documenti, benché non fossero passati con canonici 50 anni dalla loro produzione, e questa era la regola, perché incaricati dalle procure tedesche di trovare prove a carico dei criminali nazisti che avevano operato in Italia per la deportazione degli ebrei. In quel dicembre del 1943 le tragiche scene si verificarono in tutti i capoluoghi e nelle province della Repubblica. Gli arrestati venivano portati nei campi di concentramento provinciali, aventi sede improvvisate in scuole o caserme abbandonate o in altri edifici pubblici o privati presi in affitto. A Mantova fu creato un campo provinciale dentro l'ospizio israelitico di Via Gobbi, arrestando gli anziani che già vi erano ricoverati e altri ebrei rastrellati in città. Insomma, a partire da quell'ordine del 30 novembre, ogni uomo di legge, che fosse poliziotto o carabiniere, era obbligato a ottemperare agli ordini ricevuti dal suo superiore e mettersi a caccia degli ebrei. Nell'ordinanza si parlava anche dei beni degli ebrei che andavano confiscati in attesa di sequestro. Qui si parla di tutti i beni, anche di quelli mobili, e si intende con questi anche oggetti di uso domestico, coperte, pentole, spazzole e altre simili miserevoli cose che riempirono per un certo tempo i verbali di sequestro da parte della polizia. E questi elenchi, direi moralmente sconci, finirono talvolta sulla gazzetta ufficiale. Anche di questi ne conserviamo decine. Nell'ordinanza si parlava anche dei figli nati da matrimonio misto, che erano stati riconosciuti ariani e dovevano essere sorvegliati come criminali. 10 giorni dopo, il 10 dicembre 43, l'ordine, che inizialmente era destinato a tutti gli ebrei, subì una limitazione in favore dei malati gravi e degli ultra settantenni. La stessa circolare del nuovo capo della polizia Tamburini, la numero 442, precisava che nell'ordine di arresto erano compresi anche gli ebrei stranieri. Mentre i poliziotti erano occupati a ottemperare, come abbiamo visto, agli ordini dei commissariati di pubblica sicurezza, giunse alle questure un'altra circolare telegrafica uscita dall'ufficio del Ministro dell'Interno, sempre con forza di legge. È datata 2 gennaio del 44 e precisa: le disposizioni emanate con ordinanza numero 5, sto citando, non hanno subito modifiche, sono di carattere esecutivo e tendono a stabilire una gradualità nell'invio ai campi di concentramento degli ebrei in attesa di approntare gli alloggiamenti. Cosa era successo? Che nel mese di dicembre il ministro aveva ricevuto una quantità enorme di richieste di chiarimento da parte di singoli prefetti e questori che, essendo sul territorio, incontravano casi pietosi di singole persone ammalate, anziane, bambini, altre persone indifese e non sapevano come comportarsi. Il ministro quindi dovette ribadire che l'ordinanza numero 5 non ha subito modifiche. E poi in questa circolare stava dicendo anche che la caccia agli ebrei e il loro arresto non dovevano subire ritardi, ma dovevano essere graduati a seconda della capienza dei campi di concentramento provinciali.
che era la sede provvisoria per gli arrestati in attesa dell'appuntamento del grande campo nazionale. Nel frattempo, infatti, come promesso nella circolare, si stavano costruendo furiosamente i baraccamenti del campo nazionale di Fossoli, o si stavano adattando quelle vecchie. Il campo di Fossoli prese la denominazione che compare nei documenti di campo di concentramento per ebrei. Questa è la intestazione. La data ufficiale della sua apertura, anche se non funzionante ancora a pieno ritmo, è il 5 dicembre 1943. E qui apriamo una parentesi, frutto di pura riflessione. Il campo di Fossoli, anche nelle più rose delle previsioni, poteva contenere al massimo 3-4 mila posti letto. Come la RSI poteva pensare di arrestare tutti gli ebrei d'Italia, che erano all'epoca circa 39 mila, per richiuderli lì? Ne consegue che un accordo tra autorità tedesca e italiana dovette essere intercorso al fine di dividersi il lavoro. Agli italiani la ricerca, l'arresto, la detenzione provvisoria, la traduzione a Fossoli degli ebrei. Ai tedeschi il prelevamento degli stessi a scaglioni e la deportazione verso l'assassinio. Non si è trovato il documento che probabilmente perfezionò questo accordo, e siamo dunque costretti solo a dedurre che questo esistesse. Ma siamo sicuri di un'altra cosa. Il 4 dicembre e di nuovo il 14 dicembre 1943 si svolsero a Berlino incontri tra funzionari della diplomazia e della polizia tedesca per constatare la decisione italiana di prendere su di sé il compito di arrestare gli ebrei. La cosa fu accolta con estrema soddisfazione, dato che, dicono i verbali, questa volta i verbali li abbiamo, la polizia tedesca, cito, non ha la possibilità di rastrellare tutta l'Italia, compresi i paesini piccoli e medi, per individuare gli ebrei. Il plenipotenziario Rahn fu incaricato di esprimere la soddisfazione del Reich al governo italiano per questa decisione. Ma torniamo alle circolari italiane che regolavano il trattamento degli ebrei. Il 23 gennaio 1944 il capo della polizia Tamburini ribadì con una nuova circolare telegrafica, numero 459, che, cito, ebrei puri italiani e stranieri devono essere inviati in campi di concentramento. Per ora il provvedimento è sospeso per le famiglie miste. Non ci è dato comprendere che cosa ciò significasse. Una famiglia poteva essere mista in due sensi. Due coniugi, di cui uno dei due fosse ebreo, formavano una famiglia mista. Oppure si poteva trattare dei loro discendenti, cioè dei figli di matrimonio misto. A noi pare che questa formula fosse volutamente ambigua. Il problema dei misti è molto complicato, e qui non c'è il tempo di dedicarci. Segnalo soltanto che a questo proposito c'era discrepanza tra i principi tedeschi della persecuzione e quelli italiani. Nel senso che a lungo i tedeschi preservarono dalla deportazione gli ebrei coniugati con ariani. I rilasci dopo la ritratta del 16 ottobre a Roma ne fanno fede. Mentre per gli italiani gli ebrei coniugati con ariani dovevano essere trattati da ebrei e basta, cioè arrestati. Ecco, cioè qui c'è veramente una chiara discrepanza di trattamento. Ora, nella summenzionata circolare ministeriale del 23 gennaio 1944 compare un'aggiunta che suona strana. Cito, verranno interessate autorità centrali germaniche per direttive assicurare permanenza ebrei in campi italiani. Che cosa voleva dire questa locuzione? La risposta che mi sono data è questa. La polizia tedesca, sempre a corto di uomini,
dopo aver organizzato la ritratta del 16 ottobre e la conseguente deportazione del 18 ottobre da Roma verso Auschwitz e altre deportazioni dei mesi successivi, dopo il 30 novembre la circolare italiana sopra descritta aveva smesso di arrestare gli ebrei, ma non aveva smesso di predisporre trasporti di deportazione che erano stati programmati nella ratio di uno al mese e che non poteva essere interrotta. Eichmann da Berlino coordinava tutto il movimento dei trasporti dai vari paesi occupati verso la centrale di sterminio di Auschwitz e l'organizzazione non poteva fermarsi. Fu così che la polizia tedesca prelevò direttamente dai campi provinciali gli ebrei in attesa di essere trasferiti a Fossoli, che intanto non era pronta, e li deportò con due diversi convogli da Milano il 7 dicembre 1943 e il 30 gennaio 1944. La situazione diventava sempre più cupa. Gli ebrei potevano contare per salvarsi solo sulla loro capacità di organizzarsi la clandestinità o lo sconfinamento in Svizzera, oppure sulla benevolenza di amici e conoscenti non ebrei o sul senso di carità cristiana di molti sacerdoti. Il 4 gennaio 1944 un decreto legislativo del Duce imponeva nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica, si dice cittadini di razza ebraica. E il 28 gennaio successivo arrivò la circolare telegrafica del capo della polizia Tamburini che, cito, disponeva che tutte le comunità israelitiche fossero sciolte e i beni venissero sottoposte a sequestro. Era la fine, anche formale, della sopravvivenza non solo dei singoli, ma anche delle organizzazioni ebraiche che da secoli si erano conservate in Italia. Grazie.